Si fabbrichi può! Attento, bimbo! Accidenti a queste talpe! Oh, non è una talpa, è un castoro! Quel tizio fa proprio al caso nostro. Vediamo adesso. 6 palmi e 7 16 cipitole boefici. Mi scusi, amico. Non è che potreste... No, ho da fare, figliolo, ho da fare. Non posso perdere tempo in chiacchiere. Devo far scendere questo tronco. Giù alla tica. Ci dia solo un secondo. Solo un secondo? Ascolta, figliolo. Cerco disperatamente di portare più in fretta possibile questo pezzo di legno giù alla diga di sotto. Capisco, ma... Guarda, figliolo, il vero problema che ho è questo. Non è a tagliare il legno che ci vuole tempo, ma a trasportarlo, mamma mia. Mi ascolti, non se ne pentirà. Conosco uno strumento adatto... Non mai a tagliare quest'altro pezzo. Questo strumento si chiama... Cuore manutentore! Non sono mica sordo. Non c'è bisogno di... Cuore manutentore? Ah, e per sua fortuna ce l'ha la mia cara e seducente Lily il cuore manutentore. Uno strumento molto utile e amichevole, per di più. L'aiuto a trasportare qualsiasi strumento voglio portare con lei. Parlo di Francesco Amadori. Francesco Amadori? E non solo. Può anche trasportarci la spesa, i pacchi per un trasloco e addirittura un pezzo di legno da 66 kg di peso. 66 kg di peso? Pensa un po', come funziona questo arnese? È semplice e bello. Basta infilare l'anello così e comincia a trasportare. Capito. Posso vedere se la misura è giusta? Ma certo che può, quando vuole. Fantastico, ci provo subito. Come faccio a togliere di dosso, figliolo? Speravo che lo chiedesse, ha fatto bene a chiederlo. Metta questa museruola tra i denti. Così? Perfetto, e ora morda forte. Ecco fatto. È fatta. Sì, è facilissimo. Benissimo, adesso dobbiamo andare a vedere. Aspetta, figliolo, faccia piano. Prima devo assicurarmi che non ho un bluff e poi non ho neanche un penny per comprarlo. Ma no, lo tenga pure, amico, è tutto suo adesso. Ho capito, è mia. Su, serio? È un campione gratuito. Beh, grazie mille! Grazie mille! Sì! Funziona benissimo!